eccomi qui, sono in un treno che ho preso da Bruxelles di corsa per andare ad Amsterdam. Questo perché ci tenevo domattina a essere a Palermo, quindi dormirò lì perché vorrei tornare sui territori, naturalmente con tutte le misure di sicurezza che esistono, non come Salvini che si toglie la mascherina e poi chiede: non posso togliermi la mascherina? No. Qui invece sono sull'aereo Amsterdam-Roma, sperando che vada tutto a posto. Ho deciso di filmare ogni pezzettino di questo incredibile viaggio. Ultimo aereo della lunga traversata è il Roma-Catania, ma poi, arrivato a Catania, prenderò una macchina con un mio amico col quale andremo a Palermo. Lungo viaggio, lungo viaggio, ma bisogna tornare fra gli attivisti e quindi ne vale sempre la pena. A dopo. Allora ragazzi, dico la verità, sono molto stanco, ma sono anche felice perché finalmente stiamo per arrivare a Palermo. Sabato e domenica dedicate a incontri con attivisti, purtroppo non possiamo fare le grandi cose, ma ci saranno dei piccoli incontri, debita a distanza, sicurezza, mascherina, 1,5 metri. Spero di essere accolto meglio di Salvini, che ho visto sia a Cefalù, a Barcellona, Pozzo di Gozzo, ma i siciliani giustamente gli hanno fatto capire cosa pensano di lui. Spero che quei pochi che potrò incontrare saranno più buoni e poi spero che a breve potremo rifare i grandi incontri che abbiamo fatto negli scorsi mesi con tanti attivisti, con tanti cittadini, in piena sicurezza. Intanto siamo arrivati in Sicilia.